Benvenuti. Da circa 23 anni mi occupo di nutraceutica e di epigenetica e di prevenzione a 360 gradi. Non sono un medico, sono un visit professor in discipline del benessere, però fino a, diciamo, 4-5 anni fa ho fatto l'imprenditore in questo settore. Adesso faccio il consulente e supporto medico-scientifico. Coordino un comitato scientifico con vari professionisti e una scuola di alta formazione tra cui, cui fa parte anche il dottor Massimo Spattini. La mia introduzione è molto semplice. Voi, diciamo che siete dentro questo settore da tanti anni, siete esperti, anzi poi praticate quello che dite, quindi la cosa più importante è quella. Diciamo che da 20-30 anni come sapete, nel mondo medico-scientifico c'è una rivoluzione in medicina che è la rivoluzione epigenetica. No, quanti di voi hanno sentito parlare di epigenetica? È sulla bocca di tutti, anche probabilmente troppo sfruttato come concetto. Beh, la modulazione epigenetica nell'inquinamento, alla fine io dico, ma è tutto quello che noi abbiamo detto per tanti anni. Noi siamo quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che respiriamo, il movimento che facciamo. Siamo soprattutto l'ambiente in cui viviamo, siete d'accordo su questo? Siamo tutti connessi. Una delle cose fondamentali che ci dimentichiamo è che facciamo parte tutti dello stesso mondo e abbiamo un'unica casa. La casa dove viviamo è questa, non è che possiamo cambiare mondo. Sì, ci stanno provando andando su Marte, ma è veramente difficile. Quando parlo siamo tutti connessi è perché, come si dice sempre, parafrasando il battito d'ali, crea uno tsunami dall'altra parte del mondo, no? Da questa parte. Perché questo? Perché probabilmente ci sta sfuggendo di mano qualcosa. Se è vero che l'informazione e prevenzione è che l'epigenetica è il software della nostra vita e che probabilmente il 2% è genetica e il 98% è epigenetica, sicuramente tutto quello che noi facciamo condiziona la nostra salute, su questo siamo tutti d'accordo. Pochissimo si sente parlare di disfunzione mitocondriale e infiammazione silente, veramente poco. Perché? Perché non si nasce tutti uguali. Allora, partendo dal presupposto che comunque non tutti hanno lo stesso motore, no? Siete d'accordo? No? C'è chi? C'è Ronaldo, c'è Bolt, c'è. Allora, se non abbiamo lo stesso motore, probabilmente c'è qualcosa. Certo, noi possiamo allenare il nostro motore, fare diventare la miglior 500 o Panda che c'è sul mercato. Ma se sei una Panda no, non puoi diventare una Ferrari, no? Tra virgolette. Poi qualcosa si può fare, insomma, no? Però se dipende dal motore, che è una disfunzione mitocondriale e un'infiammazione silente, pensate che solo questa è dipendente dalla linea materna, e pochissimi ne tengono in considerazione. Un altro aspetto di cui non si tiene in considerazione è l'ossigeno. La carenza di ossigeno, spesso subdola, crea acidosi, l'acidosi crea stress ossidativo, lo stress ossidativo crea infiammazione. Quindi ci può essere anche il fatto che tu hai un adeguato apporto di ossigeno, ma hai una disfunzione mitocondriale, non consumi con l'ossigeno, quell'ossigeno diventa comunque stress ossidativo e infiammazione. Quindi c'è il rovescio della medaglia. Poi, tutti i fattori che conoscete benissimo, pochissimo si parla del fatto che questo, cioè si parla ma non ce ne rendiamo conto, che noi non viviamo più come 100, 200, 300 anni fa in un ambiente come quello. L'aria non è più questa, l'acqua non è più quella, il cibo è contaminato, trovatemi un cibo sano, è quasi impossibile. E anche se è chiaro, la scelta più importante è quella del cibo migliore, il cibo più sano possibile. Pochissimo si parla, voi siete maestri di movimento opportuno, di postura,
di fare gli esercizi nella maniera corretta. Nello stesso tempo c'è quello che non vediamo che fa malissimo. Quanti di voi sanno i danni causati da campi elettromagnetici? Allora, sarà una pandemia nei prossimi anni, perché noi quanto ci abbiamo messo a togliere il fumo passivo? Quanto ci abbiamo messo a togliere il fumo attivo, a capire che quello era veramente un problema per la nostra salute? Fumavamo negli aerei, nei cinema, no? Donne in gravidanza, sì, pazienza. Beh, i danni da campi elettromagnetici, vedremo i danni veramente tra qualche anno, già li stiamo vedendo, già è stato dimostrato, ci sono gli studi, non è che non ci sono, adesso vi farò vedere qualcosina. Ci stiamo dimenticando delle radiazioni, vedete che adesso hanno lanciato un allarme importante, no? Stanno scaricando, tra qualche anno scaricheranno a mare tonnellate di acqua con radiazioni nucleari, sembra, sì vabbè, cosa vuoi che sia, no? Ormai è diventata una cosa normale. Mangiare cibi contaminati e irradiati. Quindi quando parlo di epigenetica arriviamo lì, nel problema, incominciamo a creare cultura, e questa cultura dovrebbe essere portata all'attenzione delle scuole, dei padri, delle madri prima del concepimento. Quindi parliamo di stangiopatia congenita, citosica, enzimo metabolica. Questa è proprio l'infiammazione silente di cui parlavo prima, dipendente da una disfunzione mitocondriale dalla nascita. Linea materna, adesso hanno dimostrato anche linea paterna. Vi ricordo che i campi elettromagnetici, come i contaminanti industriali e l'inquinamento, creano infertilità. Siamo al 68% di infertilità in Europa, Italia al primo posto. Una delle città più inquinate al mondo in Europa è in Italia, Brescia, Bergamo, Vicenza al terzo posto, Torino al quarto, insomma, si salvi chi può. 200 siti da bonificare conosciuti, Terre dei Fuochi, 96.000 siti di amianto da bonificare, 6.000 morti l'anno solo per amianto, tanto per darvi qualche dato. 500.000 bambini non nascono, morti premature per inquinamento. Fonti, adesso lo vedremo, della società per l'ambiente. Ok, quindi se tutto questo è vero, dobbiamo incominciare a entrare dove? In un contesto che non si nasce tutti uguali, quindi la nostra salute dipende da quello che mangiamo e quello che respiriamo, chiaro, ma cosa mangiamo e cosa respiriamo l'abbiamo già detto. Tutto ciò poi non avviene come in un ambiente come 200-300 anni fa. Cosa accade? Che se c'è una carenza del ciclo di Krebs, lo conoscete molto bene, quindi di apporto di nutrienti e di apporto di ossigeno, non c'è una produzione ottimale di energia a livello mitocondriale e cellulare. E questo è un problema molto trascurato. Infatti tutti le malattie mitocondriali proprio nascono da questo concetto, da una mancanza produzione di ATP, e dal DNA mitocondriale, dal DNA nucleare, dal cuore della cellula, che poi dopo lipidomica, no? Tutto il discorso di equilibrio degli acidi grassi essenziali, infiammazione, carenza di minerali, di vitamine, la metilazione del DNA. Poco si parla di ossigeno. L'ossigeno ve ne parlano quando è troppo tardi, siete d'accordo? L'abbiamo visto, no? Ah, non respira più, tende a ossigeno, mettigli la maschera. Beh, io direi che dobbiamo incominciare a parlare di prevenzione, perché è indispensabile per la vita. Però ognuno ha la sua verità. Quindi, probabilmente, se incominciamo ognuno a dire il nostro parere, ha la sua verità, e chi ci vede cerchi e gli altri vengono rettangoli. Noi dobbiamo iniziare a unire le forze, perché quello che sta accadendo fuori è veramente preoccupante. Allora, tutte queste informazioni epigenetiche permettono la comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza. Basta, si parla di medicina di segnale, si parla di biofisica, ormai si parla di biologia quantistica, giusto?
Quindi tutto questo interagisce con il nostro corpo, con il nostro metabolismo, con le nostre cellule. Possiamo magari incominciare a creare cultura su uno stile di vita sano, scegliere il cibo migliore, ma come fate a fare cambiare lavoro, città e casa alle persone? È molto difficile. Dobbiamo incominciare a creare cultura. Spengi il wifi prima di andare a dormire, metti il cellulare fuori dalla stanza prima di andare a dormire, non ti ci addormentare sotto il cuscino col cellulare. Però quanti bambini stanno col cellulare in mano dalla mattina alla sera alla notte con gli amici? Quanti? E pensate poi il danno a livello di dipendenza delle sinapsi, pensate che attiva le stesse aree cerebrali di dipendenza di zucchero e droga il cellulare. Quindi è una vera e propria malattia, sta diventando una pandemia. E questa pandemia, poi lo sapete, è legata, e ce ne parlerà oggi anche Massimo proprio su questo, anzi soprattutto Massimo, della modulazione epigenetica attraverso l'alimentazione. Ora, soprattutto quello che mangiano i padri e le madri prima del concepimento, dobbiamo lavorare lì, perché è quello fondamentale. E poi, primi 1000 giorni di vita, abbiamo fatto degli eventi importanti proprio su questo concetto. Allora, sei in equilibrio? Non puoi pensare solo al giusto equilibrio nutrizionale, anche se è importante. Ritmi circadiani, ormai ce l'hanno sballati, perché sappiamo che quanto questo influisce sulla nostra salute, il ritmo sonno-veglia, a cominciare dalle luci dei dispositivi, dei device, la luce blu che danneggia la nostra vista e il nostro ritmo. Quindi, quando è l'ultima volta che hai sentito parlare di inquinamento? Cioè, sfinito fino adesso, dici, aspetta un attimo. Ma questo è il problema, questo è un grosso problema. Dove viviamo? E questo è solo campi elettromagnetici, pensate alle sostanze chimiche, pensate che stanno sversando, non avete sentito, no? Una notizia, sversamento di liquami contaminati per poi coltivare fragole, patate. Allora, pensate che sia un grosso problema a risolvere? No, è un problema. Cosa fate per risolvere questo problema? Innanzitutto bisogna avere la consapevolezza e poi vi assicuro che c'è veramente poco. Possiamo fare tanto? Ma io sento parlare di prevenzione di inquinamento da oltre 30 anni, 40 anni. Soluzioni? Le soluzioni per migliorare l'aria di Milano è alzare i livelli ammessi. Alziamo i livelli ammessi, risolviamo. Non target, non si risolve nulla. Pensate che l'inquinamento degli ambienti dove si vive o dove si lavora è dalle 4-5 volte più inquinato che all'esterno. Manca anche, poi adesso con tutti questi edifici chiusi, aria condizionata, non ci sono neanche più le finestre che si aprono, è un dramma. E poi il microclima ideale. Lo sapete che i russi, a parte tutto quello che facevano, però viaggiavano tra un spostamento all'altro dalle gare, con ionizzazione dell'aria ottimale nei pullman, negli ambienti. Perché oggi non parli di ionizzazione? Cos'è? Senza ioni negativi non c'è vitamine nell'aria, sono fondamentali, eppure non se ne parla di ionizzazione ottimale. E quindi incominciamo a risolvere i problemi. Come possiamo farli? Sicuramente oggi la tecnologia ci viene incontro, poi se volete ho portato a disposizione per voi, ho messo a disposizione dei test per capire come poter mappare queste interferenze, perché prima di tutto devi capire se tu sei sensibile a questi danni, quindi capire le interferenze dei campi elettromagnetici, sistema antiossidante, insomma, oggi è possibile farlo. Gli ultimi dati del Ministero ci dicono che 4 su 10 muoiono di infarto ictus. Queste sono le pandemie in aumento, soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni. Bambini da 0 a 2 anni. Perché? Perché padri e madri non sono più in salute, c'è poco da fare. Quindi, e poi la
rimetilazione del DNA, sapete quanto sia fondamentale la modulazione, la perdita di gruppi metili, il controllo dell'omocisteina, che si parla pochissimo, nessuno si fa fare l'esame di omocisteina, solo chiedi al tuo medico di base di prendere, dice, no, vada a prendersi la laurea in medicina, poi ne parliamo. Beh, però sapete benissimo quanto le carenze di vitamine, folati e sesimetionina siano fondamentali per la rimetilazione del DNA. Però non le assimilo o non le assumo? Cioè, anche perché posso anche assumerli, ma se non le assimilo, quindi ecco la biodisponibilità, l'assimilazione, il dosaggio, le vie di somministrazione degli integratori, ne parlerò un pochettino, però attenzione, il sistema immunitario è fondamentale. Il sistema immunitario da cosa dipende? Da tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Come faccio io a contrastare i virus? Come faccio a contrastare le tossine? Se ho una buona funzionalità mitocondriale, se ho un'ottimale ossigenazione a livello cellulare, se la mia cellula è sana, perché alla fine tutte le patologie iniziano dalle nostre cellule e siamo 100.000 miliardi di cellule. Se questo è vero, dobbiamo iniziare non dallo stomaco, gli apparati, l'intestino, sì, bene, però come stanno le mie cellule, il mio DNA mitocondriale? Perché tutto inizia dalla salute cellulare. Guardate, questo è lo studio sui 500.000 bambini nati prematuri, scusate, morti prematuri, 500.000, manco li facciamo nascere ormai i bambini. E cosa accade? Che se la cellula è malata, iniziano le malattie, differenziazione, no? Come sapete, e poi moltiplicazione, differenziazione sbagliata e quindi malattia. Allora dobbiamo tutelare la vita. E con l'epigenetica, la riprogrammazione fisiologica che avviene nelle nostre cellule senza modificare il DNA, attraverso tutti questi segnali e modifiche a livello istonico che regolano il microRNA. Quindi, già nel 2001 il Time, no? Attenzione! Tutto quello che le scelte che faranno i tuoi genitori influiranno la salute delle future generazioni. È quello che fai in gravidanza, condiziona la salute delle future generazioni. Però di questo non se ne parla, a telegiornale non se ne dice, queste cose non si possono dire. Ma l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro ce lo dice, le mutazioni sono trasmissibili, i tumori dipendono a livello epigenetico, ma non solo, dalla disfunzione mitocondriale, carenza di ossigeno, costituzione dalla nascita, perché uno ha reumatie, uno ha fibromialgia, quindi ha problemi reumatici, uno cardiovascolari, uno diabete, uno... se le cause sono sempre le stesse, perché parliamo sempre di quello, alla fine perché uno si ammala di tumore e l'altro di diabete? Perché nasce con quella costituzione dipendente dai reali rischi congeniti, che dipende da una cosa? Dalla disfunzione mitocondriale. E dall'infiammazione. Quindi spegne l'infiammazione, è un killer segreto, è fondamentale per tutte le patologie, ma anche per la performance, no? Quindi, soprattutto, quindi devo tenere sotto controllo questo aspetto, perché tutto entra nel ciclo biologico della vita. Eccolo qui, è questo il ciclo. Vuoi fare una foto? Quindi, se continuiamo a dire prevenire è meglio che curare, ma è inutile che andiamo a dire apri le finestre, chiudi le finestre, ma di cosa stiamo parlando? Tutte le malattie si programmano a livello fetale, body burden, distruttori endocrini, particolato ultradisperso, metalli pesanti. Abbiamo fatto uno studio su 450 bambini, ragazzi, 16 anni, scelti anche non fumatori che mangiavano più o meno bene, liquido seminale, ragazzi, un disastro. Sapete cosa vuol dire disastro? Studi fatti con il professor Luigi Montano, uno dei più grandi esperti della Terra dei Fuochi, è uno che ha fatto studi, pubblicato tantissimo, eppure ha detto, Giorgio, il problema non è grave, è più grave di quello che noi possiamo immaginare. 460.000 morti l'anno per inquinamento,
compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato e continuiamo a dire ma sì, ma sì, uguale, sì facciamo, andiamo avanti, perché ormai sappiamo questo, dobbiamo andare avanti sicuramente, ma che speranza stiamo dando ai nostri ragazzi? 370.000 nuovi casi di tumore maligno nel 2019, cosa stanno dicendo? Che i problemi sono questi e oggi ti dicono fatti un vaccino, risolviamo il mondo, ma non ci siamo proprio, ma non è possibile. Ma com'è possibile? Cioè questo è proprio fonte, ce lo dicono loro, queste sono fonti ufficiali. E poi vogliamo parlare di contaminanti, i fattori di rischio? Dai, di cosa stiamo parlando? 140.000 sostanze chimiche esistenti, 140.000. Vogliamo parlare del glifosato? Sì, quando lo togliamo, noi in Italia lo togliamo tra qualche anno. Come? Ma se? Io non capisco. Capite che è dura avere a che fare con questi cervelli. Ho fatto un convegno proprio sui danni da Falati del Veneto con il presidente dell'ISDE. Nel Veneto sapete che cosa è? Contaminazione delle acque, dei terreni, scarico di tutti questi sostanze chimiche. Sì, forse prenderanno in esame le bonifiche, non si sa quando, forse. Poi, vabbè, questa è la spesa italiana. Allora, se mi dite, ma i dati ne abbiamo, documento Senato della Repubblica ufficiale, 193 pagine, quindi quello che io vi ho detto è racchiuso in questo documento meraviglioso che fanno ogni anno, effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, dove proprio si parla che questa è la foto della nostra società. E poi la ciliegina sulla torta, dici, ma questi qui saranno dannosi, ma dai, la tecnologia adesso arriva al 5G, 6G, sapete che c'è già il 7G pronto, no? Sì, c'è già il 7G pronto. Quindi, dice, e sapete cosa vogliono fare adesso? La legge no, sta passando, perché chi c'è, chi dirige la rivoluzione tecnologica in Italia? Colau, che è? È il commerciale della Vodafone, no? Giusto? Quindi cosa vuoi che faccia? C'è poco da fare, no? E vogliono passare da 6 volt metro a 60 volt metro. Questo è quello già che accade sui 5 a 5 anni, 10 anni, nell'adulto, ma anche tenerlo in tasca, poi se volete vi faccio vedere i danni che può fare nel pomeriggio, se abbiamo tempo, un cellulare in tasca o nel cuore. Beh, comunque, poi se abbiamo wifi, vi dico che il wifi in molti aspetti è già 5G. Naturalmente, guardate come viviamo e come dormiamo. Gli studi ci sono già, questo è l'Istituto Ramazzini, ha già dimostrato tumori primari, gliomi cerebrali, però è uguale, perché quello accade ai topini, capite? Quello per i topini. Però se un farmaco fa morire i topini, forse non lo mettono in circolazione. No, lo mettono in circolazione, guardano solo la dose letale di L50. Quindi siamo acqua, 99% di molecole di acqua, quindi 70-80% di acqua, e tutto quello che facciamo si muove nell'acqua. Come fa una molecola a sapere di andare proprio lì quando voi la ingerite? Come fa? Attraverso le frequenze del campo magnetico dell'acqua, che oscilla a una certa frequenza e poi in risonanza va dove deve andare e fa una reazione naturalmente biochimica, è chiaro, poi c'è una reazione biochimica, ma prima è fisica. Guardate cosa accade nell'acqua del nostro corpo a contatto con microonde, wifi, cellulari, eccetera, eccetera.
Andiamo avanti. Cedere qualche prova? Sì, abbiamo già dimostrato che queste radiazioni aumentano linfomi, leucemie e melioni. Quindi l'inquinamento si lega al listone, sblocca lo srotolamento del DNA e iniziano le malattie. Ecco perché bisogna stare attenti. Allora, voi sicuramente conoscete l'importanza di tutti questi aspetti, dalle carenze di ossigeno, idrogeno, la funzione, tutto quello che ho detto, tutte le varie carenze, tutto. Quanti esami devo fare per capire questo aspetto? Quanti esami? Bel po', no? E se oggi fosse possibile farlo in 5 minuti e avere una risposta in 12 minuti? E avere subito un approccio clinico immediato? Si può fare. Parliamo di carenza di ossigeno, perché il tempo a disposizione è limitato, però qualunque sofferenza o stato di malattia nasce da una carenza di ossigeno a livello cellulare. Qui ci studiano fino al terzo anno di medicina, nel test di fisiologia, come sapete, poi dopo ce li dimentichiamo e si parla da malattia farmaco. Ci dimentichiamo che se si ossida la mela la buttiamo via, se si ossida una cellula ce ne accorgiamo quando siamo infiammati, no? Quando non riusciamo più a recuperare, quando non riusciamo più, quando abbiamo uno strappo muscolare, sempre dopo ce ne accorgiamo. Allora cosa possiamo fare? Io dico che un approccio consapevole, che è questo, la medicina mitocondriale, cellulare, preventiva, la bionutrizione cellulare, l'epigenetica, la rigenerazione, la riprogrammazione cellulare, la nutraceutica e la nutrigenomica sono armi a nostra disposizione per una medicina di approccio clinico preventivo, quindi prevenzione prima di tutto. E proprio negli anni 40, vi accenno un po' di come possiamo riossigenare le cellule, Everett Story, questo studioso, lavorava a Progetto Manhattan, ideò Cellfood. Cellfood permette di modulare l'acqua del corpo, quindi cosa fa? Carica negativamente l'ossigeno, si lega ai radicali liberi e forma ossigeno. L'ossigeno o ossigena le cellule, viene utilizzato per i normali processi di fisiologia, oppure si lega all'idrogeno e riforma acqua. Quindi o ossigena o fa un'azione antiossidante o riforma acqua e quindi aumenta la diuresi, depura l'organismo e disintossica. E quindi noi blocchiamo quello che è la carenza di ossigeno, l'acidosi, lo stress ossidativo e l'infiammazione. Aumenta l'ossigeno fino all'80%, capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Ricordatevi sempre, se vi danno un antiossidante, chiedete quant'è la capacità antiossidante di questo integratore che mi dai? Non questo contiene vitamina C e va bene così. Ah, ma è un antiossidante? No, dimmi quant'è la capacità antiossidante di questo integratore. Chiedetelo sempre, qual è la biodisponibilità, qual è l'assimilazione, qual è la via di somministrazione, qual è il dosaggio. Quindi l'importanza di modulare l'ossigeno con un'azione antiossidante. Noi abbiamo delle formulazioni spray che arrivano anche 100 volte il plasma umano. Zeta potenza, questi sono dati tecnici per dire che è un colloide, quindi permette di essere 0,64 secondi nel sangue. Quindi naturalmente massima biodisponibilità e assimilazione. Vi ricordo che la ricerca scientifica sta diventando sempre più importante nei riguardi della via sublinguale. Perché? Perché naturalmente copriamo le 24 ore, invece la pillola finisce. Dipende sempre dalle mie vita, anche di varie molecole, poi ci sono anche altri fattori, però questo è lo studio, questo è del giornale di riferimento dei medici americani che ti dice guarda che le compresse sono qui, l'assorbimento spray è qui, il sublinguale è qui. Qui vabbè, assolutamente atossico, ricordatevi che il nutraceutico dovrebbe avere anche la dose letale, non deve assolutamente nuocere, e in questo caso il deutrosulfasine e il Cellfood non ha dose letale. Non vedo altri nutrizionisti al mondo con questo aspetto. Ok, ossigenare le cellule, depurare l'organismo, nutrire, questo è fondamentale. Se volete poi ci sono anche tutte le indicazioni, ma per chi? Per tutti, quindi a 360 gradi. Gli studi sono tutti pubblicati, sono pubblicati su PubMed, quindi andate su PubMed, c'è tutti gli studi scientifici pubblicati. Perché? Perché se tu dici una cosa poi devi anche pubblicarla. Infatti grazie alle pubblicazioni
pubblicazioni siamo riusciti ad arrivare ai congressi internazionali a livello proprio di reumatologia, cardiovascolari, patologie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, eccetera, eccetera. Lo studio più importante che vi faccio vedere è questo. Queste sono cellule endoteliali del cordone ombelicale umano, UVEC, come fare uno studio in vivo. Sono state prese proprio queste cellule, è stata proprio capire se poteva essere utile nella riattivazione dei mitocondri, e è stato proprio dimostrato la stimolazione della sintesi di ATP, l'azione antiossidante e soprattutto la modulazione dell'espressione della superossima dismutasi. Queste sono le cellule prima e dopo il trattamento. Come vedete c'è un'attivazione a livello nucleare quindi delle, queste cellule. Beh, poi sono stati fatti gli studi in vitro, io ho portato solo uno studio sugli atleti, quindi riduzione della frequenza cardiaca, quindi della frequenza respiratoria, aumento del VO2 max, diminuzione del quoziente respiratorio, aumento dell'emoglobina, aumento dell'ematocrito e controllo dell'ematocrito, riduzione dell'acido lattico, eccetera. Questo è uno studio su 45 atleti, doppio cieco con il crossover. Poi anche nella diminuzione dei radicali liberi, insomma, e poi c'è tutta una linea. Allora, se un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita, siete d'accordo? Cosa possiamo fare? Io penso che oggi, quando parliamo di epigenetica, dobbiamo veramente stare attenti, perché abbiamo in mano il futuro delle generazioni. Noi abbiamo bisogno di una medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa. Abbiamo bisogno di unire le forze. Abbiamo anche bisogno di capire, prima che questi diventino un problema, i segnali che possono causare il problema. Quindi capire se c'è un sistema antiossidante che non funziona, sfide ambientali, cosa sono? Sostanze chimiche, sono radiazioni. Quanti di voi hanno sentito parlare di radon? Radon è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo definisce una delle principali cause di malattie polmonari e non solo. Perché il radon, come sapete, viene dal centro della Terra, è un gas, no? Nelle zone sismiche di più, però state attenti agli scantinati, arieggiate sempre, cercate di avere degli estrattori se avete qualcosa agli scantinati, e se siete al piano terra arieggiate veramente molto bene il locale. Il radon non è uno scherzo. Ci sono le ASL dei tester che si mettono nella zona di vita e si lasciano lì qualche mese e poi si riportano a analizzare. In Svizzera